Tino, mi devo far perdonare. Era ora. Non sto facendo il camino. Bravo. No, davvero, è stato corto. Dove vai? Dove vai? Deve farsi perdonare anche lui, Tino. Andava di corsa perché doveva farsi perdonare. In questo periodo poi serve farsi perdonare. Io lo devo fare con Dominga. Dominga, ti chiedo scusa. Anzi, facciamo le cose in grande. Vai, Tino. Ti chiedo scusa, Dominga. Perché Dominga ci aveva contattato all'epoca quando fece partire, lanciò un progetto molto bello. Grazie. Molto bello, però Tino, le tante cose da fare. Poi ti incontri per caso e recuperi. Fermo. E recuperi. Lo fermo. Intanto rispieghiamo anche ai nostri spettatori e lettori qual è questo progetto. Il progetto si chiama Il risveglio di cui far del bene conviene. È proprio basato su queste semplici parole. Io faccio le domande a tutti, chiedo perché far del bene conviene, significa perché nel tuo lavoro è bello far del bene, quindi ognuno mi dà una sua spiegazione. Il mio obiettivo è far crescere la possibilità di ogni bene, perché penso che sia una continuità il discorso: quando qualcuno fa una cosa bella, l'altro tende a copiarlo. L'emulazione. Esatto, bravo. Quindi no, tu vuoi sapere da me? Bravo. Perché? Posso togliere il microfono? Vai. Grazie, ma io sono onorata, vai. Finalmente ho tolto il microfono, gli ho tolto le parole ad Antonio. Antonio Lo Conte, perché far del bene conviene? Dominga, mi hai fatto una domanda molto particolare, soprattutto per quello che noi facciamo quotidianamente. Ormai avete imparato a conoscere tante persone, uomini e donne, che di fatto ormai sono diventati di famiglia: Lello, Giovanni, Anna, Luciano, Francesco, ce ne sono tantissimi. Alcuni sono talmente datati da non avere più contatti. Morris, vi ricordate tutte quelle storie? Fare del bene conviene perché ti senti bene, perché è qualcosa che ti riempie la vita, perché sei contento di poter incidere un tantino nel territorio in cui sei. Io ho avuto anche esperienze a livello nazionale, ho avuto gratificazioni della fama, della gloria, soldi sempre poco, fame quella sempre. Però stare qui e riuscire in qualche maniera a cambiare anche in piccola parte le vite di alcune persone è ciò che ti continua a dare la forza di andare avanti, e noi continueremo a farlo. Quindi ribadiamo ancora una volta l'invito: qualora aveste voglia di un piccolo cambiamento, aveste qualche necessità, di contattarci, perché nelle nostre possibilità, lo dico perché non siamo nell'ufficio di collocamento, né gli assistenti sociali, né psichiatri o psicologi, siamo dei giornalisti. Anzi, molte volte serve anche a me lo psichiatra, perché spesso do di matto. Vi invitiamo comunque a contattare il progetto Quinto Potere, che è molto più di un quotidiano, in modo tale da diventare parte anche della nostra famiglia. Ecco perché, Dominga, spero di averti risposto adeguatamente. Sei stato eccezionale. Per me fare del bene conviene, e d'altro canto conviene anche ai miei evidentemente collaboratori, perché ci dà una minima gratificazione. E conviene anche a chi ti segue, perché alla fine scopre delle cose bellissime. Abbiamo scoperto con te delle cose emozionanti, cose molto che ti hanno lasciato un segno. Mi piace il modo in cui tu ti esprimi, sei sanguigno e vorrei che lo facessero veramente tutti. Tu fai quello che senti. Vabbè, Tino, chi ce lo doveva dire? Vi assicuriamo che l'incontro con Dominga è stato bellissimo, è casuale, è casuale. No, perché la gente pensa che ci siamo messi d'accordo. No, assolutamente no. Assolutamente casuale. Non lo facciamo mai, né tu né io. Vabbè, aspetta, uno. 50 euro che abbiamo battuto prima. A posto. No, quelle dopo. Dove vai, Dominga? Non si fa per soldi. Questa è un'altra cosa. Fare del bene conviene. Gratis. Per se stessi, gratis, altro che guadagni da quello che fai. Camp Caval, che l'erba cresce.